condizione del campo, che era molto pesante, e essendo la terza partita della settimana, è stata una buona partita. Purtroppo ci è mancato il guizzo finale dell'area, però la palla è arrivata tante volte lì nei pressi, un paio di volte soprattutto con i tiri da fuori è stato bravo il loro portiere, e quindi è stato inevitabile, facendo un'ottima difesa, fare 0-0, perché comunque abbiamo giocato contro una squadra che ha giocatori importanti per questa categoria, e quindi i miei hanno fatto la partita in contenimento bene, in proposta bene, ci sono mancati gli ultimi 16 metri. Ma è stata una buona prestazione, è stata una partita molto difficile perché eravamo due squadre comunque equilibrate, è stata una partita difficile che potevamo sbloccare soprattutto con le palle native, ma non ci siamo riusciti. Beh, allora di certo è stata una prestazione, una partita difficile, una partita abbastanza chiusa da due parti. Ci sono state qualche occasioni, soprattutto loro nel primo tempo, ma anche noi, e purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla. Abbiamo avuto anche tante palle inattive in cui non siamo riusciti a fare gol, purtroppo, però l'importante è portare a casa un punto lo stesso e adesso guardare alla prossima, che giochiamo contro il Varese, una squadra forte, e cercheremo di portare a casa una vittoria.